1978 in Egitto fu trovato un manoscritto che sembrerebbe appartenere proprio all'apostolo Giuda Iscariota e sembrerebbe proprio riportare le conversazioni tra Gesù e l'apostolo Giuda. A parlarcene questa sera in diretta qui su Cammarata Web TV sarà lo scrittore e editore Leonardo Paolo Lovari. Buonasera Leonardo. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori e buonasera a voi che mi avete dato possibilità di dare voce a me e alla nostra casa editrice. Grazie, grazie soprattutto per aver accettato il mio invito. E sì, praticamente questa sera parleremo del tuo ultimo lavoro, il Vangelo di Giuda. Sì, sì, stasera parleremo del Vangelo di Giuda, in realtà è un piccolissimo lavoro, non è che insomma non vogliamo scomodare tante cose, comunque è un personale contributo alla ricerca dalla nostra parte della verità, insomma, ecco, della verità che è dentro di noi, come dicono i Vangeli gnostici. In realtà è un discorso molto più ampio in cui riguarda anche un percorso anche di tipo personale editoriale, quindi noi cerchiamo in questo momento di valorizzare quello che è la cultura occidentale in un momento che è particolarmente basso per quanto concerne la nostra cultura, quanto concerne la religione, in questo caso ufficiale, quella cattolica, e mi sembrava giusto, no? Dare voce a un qualcosa che praticamente ci lega, perché senza conoscere le proprie radici non possiamo conoscere il futuro. Ecco. Infatti, hai parlato proprio di conoscenza. Diciamo che noi conosciamo i Vangeli classici, cosiddetti Vangeli canonici, ma hai anche parlato dei Vangeli gnostici. Che cosa sono i Vangeli gnostici? Allora, gnostici o Vangeli apocrifi. Diciamo che sono degli scritti che vedono la figura di Gesù Cristo in maniera diversa, in forma più umana. Questi Vangeli sono andati perduti, si conosceva l'esistenza tramite, tra virgolette, Ireneo da Lione o altri scrittori cristiani in cui contestavano le affermazioni di questi Vangeli mettendoli in eretici. C'è un libro che ha scritto Ireneo, si chiama Contro le eresie, in cui si parla di questi Vangeli, ma non se ne aveva conoscenza. Tutto praticamente è successo che intorno agli anni 40 sono stati trovati nelle grotte di Nag Hammadi in Alto Egitto una contadina che andava a trovare un fertilizzante che si chiama Sabak, si è imbattuta sfortunatamente non nel concime, ma si è imbattuta in una giara contenente all'interno tutta la biblioteca gnostica che era stata gelosamente nascosta, probabilmente da dei monaci di San Pacomio, che c'era un monastero, e sono stati praticamente nascosti per le future generazioni di essere ritrovati. Come tutte le cose che sono nascoste devono essere trovate, qualcuno le scopre. In questo caso una contadina che addirittura questi ha usato per accendere la stufa, una parte dei Vangeli, e poi piano piano si è scoperto che praticamente contenevano la biblioteca gnostica, non solo, ma contenevano anche i famosi alcuni scritti di Hermes Trismegisto, quindi il Corpo Ermetico, in versione, in mancanza di un testo che è l'Asclepio, e quindi già all'interno di questi papiri esisteva una copia del Corpo Ermetico, che se in un'altra trasmissione avete voglia si può parlare, perché è direttamente proporzionale alla nascita dell'umanesimo e del Rinascimento. Questi Vangeli vedono Gesù visto in un'altra maniera. Visto in un'altra maniera, ci sono all'interno, delle posizioni molto, molto diverse dalla posizione canonica, in cui fanno vedere un Gesù più umano, e soprattutto nel Vangelo di Filippo, se non vado errato, si ha anche la possibilità della presenza della Maddalena come qualcosa di più di un apostolo, addirittura la moglie di Gesù. C'è un manoscritto, il Vangelo perduto dell'Os Gospel,
è scritto nel 4-5 anni fa, in cui si parla proprio del matrimonio di Gesù in un manoscritto in siriaco, in siriano. Poi dopo nel 78, come hai detto tu, praticamente è stato ritrovato sempre nella zona di Alminia, quindi nella stessa zona di più o meno nei paraggi, il manoscritto del Vangelo di Giuda. Vangelo di Giuda che fa riferimento a un Vangelo della lotta, praticamente questo Vangelo in breve fa una lotta tra la concezione gnostica e la concezione canonica del cristianesimo. Andiamo sul discorso dell'agnostico. Il discorso dell'agnostico viene dalla parola gnosis, che vuol dire conoscenza. In questo caso il rapporto nel cristianesimo gnostico è completamente diverso dal rapporto del cristianesimo canonico, ed è stata anche una delle cose che non gli ha permesso di diventare religione ufficiale dell'impero. Perché questo? Perché nel cristianesimo gnostico il rapporto, la faccenda che riguarda la spiritualità è individuale. Quindi praticamente il rapporto che c'è tra l'individuo e il divino è un rapporto diretto. Quindi non esiste una catena gerarchica. E quindi non poteva tra virgolette, avere successo per Costantino. Costantino aveva bisogno di un qualcosa che fosse gerarchico, che potesse essere controllato in qualsiasi momento. C'è un passaggio del Vangelo di Tommaso, molto bello, e viene riportato anche in un film di alcuni anni fa che si chiama Stigmate, non so se avete mai visto questo film, in cui praticamente un passaggio dice che praticamente non cercare Dio in templi, altari o in qualcosa di particolare. Se alzi un sasso, lì mi troverai. Se alzi una pietra, io sarò lì. Quindi praticamente è un rapporto diretto in questo caso. In questo caso c'è un passaggio dopo nel Vangelo di Giuda in cui praticamente inizia che praticamente Gesù deride gli apostoli perché pregano questo Dio, che lui ritiene in realtà sia il Dio cattivo, Yad al-Ba'ot, del mondo materiale. Quindi noi viviamo in un mondo per gli gnostici fatto di cattiveria, di paura, di sofferenza, e praticamente un modo per essere controllato. Infatti nel mondo gnostico il controllo da parte del demiurgo, quindi il creatore del mondo materiale, si ha attraverso delle entità che sono chiamate gli arconti, in greco vorrebbe dire giudici, in cui controllano continuamente noi esseri umani con i nostri corpi fisici. Quindi in breve, ma si dovrebbe parlare in maniera molto lunga, l'agnosticismo è una visione completamente di Gesù Cristo. Infatti in un mio altro libro, che è Animos, si parla che l'agnosticismo è un'altra visione di Gesù Cristo. Una visione più umana, una visione che in alcuni punti addirittura ha delle influenze anche induiste, perché per gli gnostici non esiste una reincarnazione, ma c'è una salita a Dio tramite la gnosi, il raggiungimento della conoscenza. Quindi in questo caso si ha un po' il concetto poi della samsara, no? il giro delle vite, quindi l'ascensione al nirvana e anche nella gnosi. Uno quando ha raggiunto praticamente la conoscenza, ma non la conoscenza in realtà, la conoscenza di se stesso, riesce a liberare quella scintilla divina che comunque nella creazione del mondo materiale, quindi nel mondo di sofferenza, nel mondo chiamato del enoma, quindi nel mondo del vuoto, ti dà la possibilità di rivivere questa scintilla, raggiungere l'illuminazione e diventare addirittura Dio. Ma praticamente è vero che nel Vangelo di Giuda è vero che non esiste soltanto un Dio, come è scritto nel Vangelo di Giuda? Sì, esiste. Allora esiste un Dio. Sì, esiste praticamente un Dio della luce, chiamato il Dio del Pleroma, e un Dio che è stato generato da un eone, perché il Dio aveva generato degli eoni. Eoni non sono, cioè possiamo chiamarli angeli, ma in realtà non sono angeli, perché non hanno un corpo fisico e hanno praticamente solo emanazioni dirette del Pleroma, della luce. C'è stato un eone un po' presuntuoso, il cui nome era Sofia,
nella famosa Sofia, generò un altro eone e un altro chiamato Yaldabaoth. Yaldabaoth è il demiurgo. Il demiurgo è colui che ha generato il mondo materiale, ovvero l'inferno in questo caso. Quindi è il mondo del vuoto, il mondo del buio, insomma, in questo caso. Quindi esistono due Dio. Infatti, come ho detto prima, quello che viene pregato, diciamo, dagli apostoli è in realtà il Dio cattivo, il demiurgo in questo caso. Leonardo, invece, praticamente per quanto riguarda la figura diversa di Gesù e di Giuda, è vero che leggendo il Vangelo di Giuda si dice che sia stato Gesù a chiedere a Giuda di tradirlo e di consegnarlo alle autorità di Gerusalemme? Questo allora, nel Vangelo di Giuda c'è una visione diversa anche di Giuda in questo caso. Giustamente, come ha detto uno studioso, non è possibile che Giuda, se fosse in realtà quello che era, scrive un Vangelo su se stesso, se sarebbe votato la fossa. In questo caso Giuda è il prescelto e l'eletto. Infatti c'è un passaggio del Vangelo di Giuda in cui parla che quando guarderai il cielo vedrai una stella, tu sarai quella, insomma, sarai la luce per gli altri. In realtà lui è l'eletto, lui è colui che dovrà portare a compimento la morte fisica di Gesù per diventare Cristo risorto e per risalire al pleroma. Quindi Iscariota, Giuda, in realtà è una figura in questo caso che sa perfettamente che tradirà Gesù, perché gliel'ha detto lo stesso Gesù, che gli rivela la sua fine, sa perfettamente che deve morire in questo caso. Amalia, questa è una rivelazione veramente che ci devia dalle credenze attuali alla quale noi siamo abituati comunque a conoscere, infatti la figura di Giuda come prescelto anziché il traditore di Gesù, molto diverso. Sì, questo effettivamente, infatti se guardiamo l'iconografia classica del cristianesimo, Giuda viene considerato veramente l'ultimo, un reietto completo, addirittura si accusa lui più di Pilato nella uccisione di Gesù, è scritto da determinati posti, cioè mi sembra in Egitto qualcosa che quando una persona tradisce tu sei come Giuda, cioè c'è praticamente una visione completamente negativa in maniera oltre praticamente le cose più brutte, ma in realtà è normale questo, perché comunque per la visione del cristianesimo ortodosso questo deve rimanere, deve essere tutto così. E come è venuto, come è nata quell'idea? Come nasce l'idea comunque di scrivere il tuo libro Il Vangelo di Giuda? Perché comunque sei un ricercatore, sei uno scrittore di origine delle civiltà antiche. Allora, c'è un po' di problemi di trasmissione, quello che ho capito come è venuta l'idea di questo Vangelo di Giuda. Era un passaggio logico, perché scrivendo praticamente noi abbiamo fatto il Vangelo di Tommaso, il Vangelo l'Apocrifo di Giovanni, il Vangelo degli Egiziani, Filippo, con Steiner abbiamo fatto il Vangelo di Marco e tante altre cose, e mi pareva ovvio fare il Vangelo di Giuda, e ce ne saranno altri che noi faremo, tra cui credo sicuramente... Come? Mancava nella lista praticamente. Sì, va bene, cioè questo andava fatto, come si suol dire. Però ecco, ci sono altri libri interessanti come L'Ipostasi degli Arconti, che è un'altra cosa che è stata trovata da Gammadi, in cui si guarda, l'ipostasi significa la natura degli arconti, si spiega chi sono questi personaggi in questo caso. Ma tante altre cose che noi faremo in questo caso, faremo cose veramente interessanti. Cioè, in ebook abbiamo fatto anche la figura di un altro grande super eretico, che è Simon Mago, no? Simon Mago è un'altra figura, come posso dire, particolarmente attaccata dal cristianesimo ortodosso, ma in realtà anche lui era un gnostico, era una persona, insomma, che era molto seguita a quei tempi, insomma. Poi c'è un aneddoto che praticamente gli è stato chiesto di fare una cosa e lui è morto praticamente facendo questo. Però ecco, questo si va su altri tipi di ragionamento.
volevo fare un inciso, no, in questo caso. Allora, la nostra posizione non è una posizione né di censura nei confronti della Chiesa ortodossa, né una posizione, come posso dire, di affermazione totale della verità, perché la verità in realtà è una cosa molto particolare, ognuno ha la sua verità, e quindi noi vogliamo solo informare, vogliamo solo dire una cosa: ognuno ha il suo credo, ognuno può credere a quello che vuole, quello che c'è, ma dobbiamo capire che nel 313, con Costantino che dichiara la religione cristiana, la religione dello Stato, e nel 363 Atanasio, vescovo di Alessandria, mette tutti i libri gnostici praticamente alla gogna, e quindi sono fatti sparire un'opinione, come praticamente è stata uccisa un altro personaggio che non è gnostico ma in realtà è un neoplatonico, che passa ad Alessandria, è stata uccisa dal, come posso dire, dal talebanismo cristiano delle origini. È interessante anche il fatto, magari, che comunque questi Vangeli gnostici non sono stati riconosciuti dalla Chiesa, perché dalla Chiesa ne conosce soltanto quattro, che sono quelli di Luca, Matteo, Marco e Giovanni, se non erro. Sì, allora, se ho ben capito, tu mi parlavi di Matteo o di Giovanni, non, perché ho un po' di, sì, dei problemi. Sì, Vangeli canonici. Che nella Chiesa non ha riconosciuto. Ah, allora, Vangeli canonici sono Vangeli, anche questi scritti dopo la morte di Gesù, sono stati scritti non immediatamente dopo, ma qualche anno dopo rispetto alla morte di Gesù, il Gesù fisico, no? Perché noi parliamo del Gesù fisico, c'è cioè un Gesù fisico e un Gesù spirituale. Ecco. Quindi bisogna ricordarsi che già dopo la morte di Gesù ci sono state delle scaramucce tra gli apostoli, quindi tra il credo petrino e il credo di Paolo. Paolo in realtà si può considerare un gnostico, perché come posso dire, i suoi scritti, basta leggerli un attimino, si capisce che insomma aveva una visione completamente opposta a quella di Pietro. Infatti ci fu un concilio di Gerusalemme in cui venne discusso praticamente se aveva ragione Pietro o aveva ragione Paolo. Io credo che avesse ragione Paolo, perché per Pietro l'iniziato cristiano era solo colui che era circonciso, che quindi accettava quella che era la legge, no? la legge di Mosè, la legge di Dio sulle tavole. In realtà Paolo, lui diceva che, siccome lui era un gentile, quindi lui era un pagano, no? In questo caso non è importante la provenienza, la nostra provenienza, ma chiunque accetti in toto le cose che diceva Gesù Cristo, per lui è un cristiano. E quindi da quel momento lì, praticamente da quel concilio, Paolo ha avuto la possibilità, ha convertito un sacco di gente, che potremmo dire. Poi sono stati tutte e due, si sono martirizzate a Roma, però devo dire che la figura di Paolo è una figura molto, ma molto interessante, perché è stato il primo peccatore, è stato un persecutore dei cristiani, e dopo lui si è convertito per la via di Damasco, no? È l'unica persona, l'unico apostolo che non ha visto Gesù fisicamente, l'ha visto a livello spirituale. Quindi devo dire che avere questa possibilità di avere più opinioni, no? Non fa altro che andare avanti, perché se non ci fossero state le opinioni e soprattutto le contraddizioni e le ricerche, non saremmo una cultura industriale, una cultura tecnologica. È vero, bellissimo. Leonardo, io la ringrazio. Senti? Sì, ti sento, ti ringrazio tantissimo. Sì, sì. Per aver accettato il mio invito e soprattutto per averci fatto conoscere il Vangelo di Giuda, il tuo ultimo lavoro, ma come abbiamo già detto, ne seguiranno anche altri libri della tua casa editrice, che parleranno e porteranno avanti comunque altre scoperte. Sì, non ci sono problemi, non...
noi non è che facciamo scoperte, non vogliamo essere, come posso dire, così. Possiamo riscoprire, diciamo, antichi testi, possiamo portare alla luce cose interessanti che possono, come posso dire, aprire più le coscienze in un momento in cui le coscienze sono più per gli aperitivi che a fare una crescita popolare. Perché si può fare l'aperitivo e si può fare anche ricerca su se stessi, che si raggiunge, come posso dire, un'agnosi, che un'agnosi non significa non divertirsi. Un'agnosi significa prendere possesso della propria persona, avere una opinione che non sia attaccabile da terzi, non farsi manipolare le menti e fare una vita, come posso dire, Sant'Agostino diceva, vivi, ama e ama chi vuoi, insomma. Fai ciò, esatto. Ama e fai cosa, quello che ti pare. In questo caso è una cosa che va portata avanti. Però purtroppo è più importante ora che posso dire, come posso dire, il materiale che lo spirituale. Io credo che tutte e due possono stare insieme. Se noi abbiamo un corpo fisico, un significato c'è, e come posso dire, noi dobbiamo solamente ed esclusivamente riprendere possesso di noi stessi. In questo momento non credo che molti abbiano questa necessità, diciamo che si dice risveglio, ma il risveglio mi sa che ce l'hanno pochi in questo momento. È vero, grazie mille Leonardo, grazie mille per questo intervento. No, grazie a voi, che non ci sono assolutamente problemi, a disposizione sono, per quanto mi riguarda, ma anche altri autori, se volete intervistarli, si può anche parlare di altre cose, si può parlare tranquillamente di, come posso dire, si può parlare tranquillamente di Antico Egitto, della visione della morte dell'Antico Egitto, della visione del, si può parlare anche di quanti sono gli atti rituali egiziani nel nostro cristianesimo, che in realtà la messa cristiana deriva in gran parte da movimenti funerari egizi, addirittura l'incensazione del tabernacolo o roba del genere veniva effettuata anche in Egitto dal primo sacerdote di Amun, il tempio di Karnak di Amun. Pensa. Sì, in questo caso sì, la dalmata, i guanti, il flabello, sono tutte cose. Nella tomba di Tutankhamon c'è praticamente flabello, dalmata e guanti, perché comunque venivano fatte delle cerimonie di rigenerazione del faraone ogni 30 anni, che si chiamava Ebset. Praticamente ogni 30 anni il faraone era come rinascesse e praticamente lui aveva la possibilità di l'augurio e la forza per essere ancora l'oro vivente. In questo caso considera che praticamente, considerate telespettatori, che Ramses ha fatto 3 feste 7, è campato fino a 94 anni, quindi ha fatto 3 feste 7. Sì, in questo caso il faraone ha avuto una vita molto lunga, sì, e praticamente si è fatto 3 feste della rigenerazione. Leonardo, allora tornerai in nostra compagnia, così parleremo dell'Antico Egitto. Come? Tornerai in nostra compagnia. Non ho sentito. Non c'è problemi, non ci sono problemi a fare le chiacchierate, possiamo parlare di qualsiasi cosa interessante, possiamo parlare anche del ritrovamento, possiamo parlare addirittura del Aton, in questo caso di Akhenaton, e il significato per Freud dell'assonanza tra Mosè e il faraone Akhenaton. Quindi si può andare a vedere non tanto da un punto di vista estremamente, come posso dire, esoterico, ma possiamo andare a vederlo da un punto di vista delle fonti, no? In questo caso non dalle fonti nostre, ma dalle fonti egiziane. Le fonti egiziane parlano tranquillamente di un personaggio che praticamente nella 18ª dinastia
è diventato quello che è considerato il faraone eretico, quindi Akhenaton, quindi Amenofi IV, così. Che esatto. È stato il marito della insieme a Nefertiti. Perfetto, va benissimo, perfetto Leonardo, ok. Va bene a voi, abbiamo finito, no? Perché in questo caso, sì. Sì, non mi sto rendendo conto nemmeno del tempo, in questo caso non ci rendiamo conto, però ecco, diciamo che è stata una buona chiacchierata di una serata di estate. La gente al mare, però qualcuno ancora che pensa che a casa. Il mare com'è? Dico, chi va al mare, chi è in casa, ma comunque va bene, diciamo, questo è il periodo delle va sempre bene, va sempre bene, 1, 10, 20, 100, 1 milione, però basta uno, poi dopo se questo uno, come posso dire, si risveglia, diventa iniziato, che poi mi sono dimenticato una cosa importante, anche il cristianesimo ha l'iniziazione, col battesimo veniamo iniziati in questo caso, quindi è una cerimonia iniziatica, c'è poco da fare, non... a Roma si arriva in tanti modi, ma però si arriva sempre a Roma, quindi non si scopre niente e come posso dire, l'acqua calda è stata scoperta tanto tempo fa, diventa, l'acqua è calda, se è calda è calda, però purtroppo ci si lava anche con altre cose. È vero, è così. Allora, buona serata. Buona serata Leonardo, grazie per questo video. Ti aspetto prossimamente. Ringraziamo amici lo scrittore e editore Leonardo Paolo Lovani per questo intervento, ci ha fatto conoscere il manoscritto del Vangelo di Giuda, che vi ricordo è il suo ultimo lavoro. E abbiamo scoperto praticamente questo Vangelo gnostico apocrifo che ci presenta Giuda Iscariota in un modo molto diverso da quello alla quale siamo tutti abituati, ma non solo la figura di Giuda, ma anche la figura di Gesù. Bene amici, io vi invito a leggere il libro Il Vangelo di Giuda scritto da Leonardo Paolo Lovani. Con tanto affetto vi ringrazio, ringrazio Leonardo Paolo Lovani per questo intervento, ringrazio la regia di Claudia Cammarata, ma soprattutto ringrazio voi per seguire la nostra rubrica, il fatto che ci seguite tantissimo. Grazie di cuore da Giovanna Marchetti, buona serata.